Fra poco presenteremo il libro di Chiara Recchia. Passo subito prima a vedere il contesto. Questa è la sede di scheda, questa sul cavalletto è l'ultima grafica di Antonella Sassanelli. Entriamo. Qui c'è una piccola esposizione con la scultura di Vittorio Vagnoli, un po' di materiale illustrativo, il libro di Chiara Recchia, alcuni libri di Proteo, alcune schede, il libro del Convegno delle Lingue, le grafiche. Good morning, ladies and gentlemen. Here is a book. The title is And Your Great Great Grandmother Becomes a Baker. Let's have a look on the inside. There's an interesting quotation from Euripides. That is, okay, let's read it in Italian. Nulla si compie di ciò che è atteso, ma un Dio trova la via dell'inatteso. Questa citazione si trova nel libro che adesso vi faccio vedere con il titolo italiano E la trisavola si fece fornaia, scritto da Chiara Recchia. Parliamo del tuo libro e io partirei immediatamente da chiederti la domanda più semplice. Come nasce l'idea di questo romanzo storico, perché è una ricostruzione storica di un periodo interessante? Dalla conoscenza di alcuni fatti e del possesso di alcuni documenti. I primi, poi dopo sono aggiunti degli altri con le ricerche in archivio. E questi fatti che io conoscevo fin da quando ero bambina e questi documenti che ho capito strada facendo nel loro intero significato. Ecco, mi sono piaciuti tanto che non ho potuto fare a meno di scrivere la storia. C'era anche questa suggestione dei 150 anni di Certo. Unità d'Italia, l'avere seguito, visto le commemorazioni ufficiali che hanno dimenticato certi fatti che sono avvenuti all'epoca, per cui si sono messi in luce, sono approfonditi gli aspetti, diciamo, migliori. Gli aspetti migliori, perché certamente c'era bisogno dell'unificazione dell'Italia, eccetera, solo che si è fatta in un modo che a volte non era il migliore, Dove si svolge la vicenda? ecco. In terra di lavoro, la Inter. provincia di Terra di Lavoro, che era una delle province del Regno delle Due Sicilie. Dov'è collocata esattamente, più o meno, insomma? Più o meno ai confini con il dominio del Papa, Del con le Papa, dominio con lo del Stato Papa, della quindi Chiesa. sì, Quindi nel proprio in zona di nord. confine, come Ecco, detto nel nord correttamente, della. ma mi piace lasciare nel Sì, dubbio. sei partita da un nucleo certo di Sì, documentazione privata in qualche maniera, e poi però hai voluto approfondire facendo delle ricerche particolari. Le ricerche che hai fatto? A un cenno, perché tu sei ma le abituata a fare ricerche nei ricerche. tuoi libri, qui Sì, sì, però sì, per la sì. prima volta sono ricerche per un romanzo. Ecco, quindi Ma è una cosa i libri abbastanza precedenti interessante. non davano spazio a questa, alla Certo. fantasia, ecco, Certo. alla ricostruzione in qualche misura fantastica Sì. dei fatti. E quindi nei libri precedenti ho potuto scrivere per esteso tutti i libri, tutti i nomi dei Certo. luoghi e delle persone. Qua mi sono sentita un dovere di non mettere i nomi veri, insomma. E poi il fatto di lasciare in sospeso la certezza del luogo e delle persone, io credo che giovi al romanzo. Sì.
perché così chiunque può leggerlo e immedesimarlo. Diventa perché, più sì, universale. Sì, sì. È chiara, dunque sì, questo è il contesto di lavoro, ma diciamo se si comincia anzi ad affrontare il tema che tu hai affrontato, mi sembra che se si dovesse fare una ricostruzione storica, la ricostruzione storica che tu hai fatto, non si accordi perfettamente con quella che è la ricostruzione ufficiale del processo unitario, soprattutto del Regno delle Due Sicilie pre-unitario. Posso presumere di avere fatto una ricostruzione storica, eccetera, però certamente pesano sul Regno delle Due Sicilie dei pregiudizi. C'erano degli aspetti invece sia economici che culturali che lo mettevano all'avanguardia rispetto agli altri stati preunitari. Ed è certo che diciamo, le casse del Regno delle Due Sicilie siano servite per ripianare il deficit delle casse del Regno di Sardegna. Del resto, alcuni di questi aspetti, cioè maggiore padronanza e conoscenza, sono stati anche trattati da Umberto Eco nel libro Il cimitero di Praga, e vengono trattati come un giallo, ma in effetti ci sono aspetti anche gialli. Giallisti, ecco. La morte di Ippolito Nievo nell'affondamento dell'Ercole, la nave che lo portava da Palermo a Napoli, è stata trattata da Ecco come appunto la morte di Mattei nell'aereo con la bomba della mafia, ecco, qualcosa di questo genere. Per esempio, il ruolo dei briganti rimane lo stesso prima e dopo l'Unità d'Italia? È stato studiato abbastanza il fenomeno, ma non è conosciuto però. E certo il brigantaggio è una faccenda molto variegata, ecco. Perché c'erano gli egittisti borbonici che venivano da varie parti d'Europa, c'è il generale Christ Lagrange e altri, che si uniscono ai briganti perché li utilizzano per la lotta contro i piemontesi. Certo. Ecco. Ci sono briganti più politicizzati rispetto ad altri. Adesso certamente è stato definito il brigantaggio insorgenza, non insurrezione, ma un'insorgenza. Certamente c'erano questi. Il torto dei briganti è stato aver perso, prima di tutto. Io faccio quelle delle differenze, perché qui ci vorrebbe molta discussione, molti elementi di conoscenza, però se anche i partigiani sono stati trattati come briganti, certo. Ecco, non hanno perso, con tutto che non hanno perso, certo. Bene, non è escluso che una discussione anche su questo punto si possa fare in occasione della presentazione che faremo alla Monash University nei pressi del giorno dell'8 marzo, insomma, vedremo esattamente. Certo. Allora, io ti volevo fare un'altra domanda per entrare un pochino meglio dentro il libro. Allora, i briganti, il Regno delle Due Sicilie, l'Unità d'Italia. E c'è anche il problema del rapporto fra ricchi e poveri, per esempio, che insomma, è il periodo ottocentesco, che è abbastanza omogeneo, direi, sotto questo punto di vista. Potresti dare una breve descrizione così? Le classi sociali. Che le classi sociali esistevano. Comprenderne l'esistenza, rendersi conto, quello che viene la coscienza di classe, rendersene conto. Era un fatto non ancora avvenuto. Esistevano ed erano codificate anche nelle fogge del vestire, per esempio. Oggi non sono più visibili quanto lo erano all'epoca, perché in questo caso si può dire l'abito non fa il monaco, allora l'abito faceva il monaco. C'è il protagonista che è abbastanza emblematico, uno dei protagonisti, anzi sì. Il protagonista, marito
poligamo, bigamo fondamentalmente, che però non è giudicato in modo del tutto negativo assolutamente. Perché è stata una scoperta. È stata davvero una scoperta perché... Nel libro come si chiama, non mi ricordo... Adriano, sì. La mia ricostruzione è basata sui documenti che ho trovato in archivio. Certo. Ora, per quanto ci possa essere un po' di partigianeria, ma i documenti sono quelli. Sono quelli. E quindi... Aveva degli aspetti molto positivi come uomo, tutto sommato. Esatto. Anche come politico, diciamo. Certo. Sì. E questa positività si intreccia con le difficoltà del passaggio da un regno all'altro, certo. Dall'Italia preunitaria all'Italia unitaria. In effetti nella storia di quel paese c'è, in quel caso, ma anche in altri casi ho visto, il rifiuto dell'imposizione delle tasse ai cittadini, ai sudditi umili. Più volte c'è questo rifiuto, una resistenza proprio, ma non ce l'hanno fatta. A un certo punto io dico che nel suo operato da sindaco il bastone fra le ruote l'ha messo sua maestà il re Vittorio Emanuele. Bene, Chiara, allora avviciniamoci ancora di più alla protagonista della storia, si chiama intanto? Eleonora. Il coprotagonista, sebbene sullo sfondo diciamo Adriano, abbiamo detto che è bigamo, però il suo vero primo amore, diciamo, è proprio Eleonora, che non sarà sua moglie se non proprio alla fine della vita di Adriano, diciamo così. Chi è Eleonora? Che è la vera protagonista del romanzo, insomma. Ed è per questo che si presenterà il libro... Certo, alla festa della donna, certo. Ecco. Era una ragazza... Allora 16 anni forse si era più maturi di oggi, però era una ragazza figlia di contadini che si trova ad avere delle caratteristiche un po' diverse da quelle delle altre compagne, perché lei impara a leggere e scrivere, cosa che non capitava alle ragazze specialmente, non capitava. Ma ecco un altro aspetto del Regno delle Due Sicilie: esisteva la scuola comunale. Ed esisteva anche la possibilità che le bambine, la scuola elementare ovviamente, la frequentassero. E c'erano delle suore per le ragazze. Questo poteva... Quindi lei sa scrivere, leggere e scrivere prima di incontrare Adriano. Sì. Quindi proprio come una ragazza del popolo ebbe questa possibilità e lei la volle cogliere. Io immagino che fosse anche di bell'aspetto. Perché altrimenti, tra l'altro in un romanzo questo ci deve essere, certo, no? Sì. Ma quelle che sono, diciamo, passate alla storia familiare, locale, sono le sue caratteristiche intellettuali, ecco, direi, perché lei è una ragazza intelligente, pratica. Quanto poteva metterle in pratica, quanto si poteva all'epoca. Certo non poteva sfruttarle, oggi non poteva continuare gli studi, ma questo lo potevano fare pochi. Lei è diventata l'amante del signorotto del paese, sì. Ma diciamo che non è stata una sua passione, perché lei è scappata il primo giorno delle avance, sì. Però è stata rimandata e quindi è stata quasi obbligata. Questo accadeva, era nella normalità. Cioè è stata rimandata dai genitori, sì, perché avevano difficoltà di mantenere più là persone. Ci sono delle zone d'ombra, perché sì. Che è stata rimandata, ma era stata anche prima mandata, forse a sua insaputa. Sì. E queste sono zone d'ombra, lì con la fantasia si possono si immaginare può. Tante cose, col però cuore. Sicuramente le condizioni... socio-culturali della popolazione, quelle che poi sono documentate negli archivi, certo. Come povertà, ignoranza, eccetera. E le classi sociali esistevano. Esistevano, indubbiamente, sì. Bene, comunque, dunque, Eleonora dimostra in tutta la vicenda una grande fedeltà. Sì. Primo,
ma anche una grande consapevolezza di sé e una sua dignità nei limiti in cui fosse stato possibile in quel periodo. Sì. Quindi ha una grande forza e diventa un punto di riferimento della famiglia fondamentalmente. Sì, sì, sì. E riesce anche a farsi una sua autonoma fonte di guadagno, diciamo. Infatti diventa baker, sì. Fornaia. Sì, infatti io credo che in quelle condizioni il fatto di poter godere di una libertà che non era concessa alle altre che si sposavano regolarmente, certo, eccetera, l'abbia aiutata, aiuta, pur nelle difficoltà, certo, pur nella, come dire, in mezzo alle critiche della gente, eccetera, eccetera, lei si fortifica strada facendo. Ha saputo sempre, sì, diciamo sì, affrontare le critiche, i giudizi, sì, negativi anche fatti dietro le spalle, diciamo. Sì, così, sì. Vediamo qualcosa all'interno del libro. Per esempio, io vedo all'interno del libro, voglio solo vedere questo riquadro in grigio che parla delle cronache del tempo e che si stacca all'interno della pagina bianca, ma ce ne sono diverse di queste parti in grigio, non tantissime, ma ce ne sono altre. È una struttura grafica del libro che ha un significato, a quale tu hai dato un significato, insomma. Il significato è quello di rendere visibili i passaggi di parola da il narratore a un interlocutore interno che alla fine del libro si scopre essere la figlia della narratrice, alla quale la storia viene raccontata. Quindi la figlia diventa una seconda voce narrante, sì, naturalmente, che porta però anche le voci che le ha raccolto, quindi non soltanto, sì, se stessa, ma anche le voci che, sì, ha raccolto, sì, sì, dal popolo, dalla famiglia stessa soprattutto. Ma io direi che, essendo la discendente di Eleonora di quarta generazione, la Trisavola, si può dire Trisavola proprio perché ci si rivolge alla quarta generazione, piuttosto porta il desiderio di conoscere questa storia. Il desiderio di conoscerla. Sì. E la, come dire, un punto di vista diverso di quattro generazioni successive. Bene. Questa intervista l'ho aperta io guardando il libro e leggendo il titolo in inglese, ma c'è da dire che non è soltanto il titolo, tutta la seconda parte del libro è tutta in inglese, nel senso che la seconda parte non è altro che la ripetizione della prima in lingua inglese. È una cosa piuttosto originale che da un certo punto di vista può essere anche utile per imparare l'inglese o per gli inglesi imparare l'italiano, ma qui c'è però un significato particolare che gli dà anche una patina di veridicità e che lo inserisce nel mondo attuale, nella ricerca che nel mondo attuale, soprattutto nei paesi del nuovo mondo, viene fatta per riscoprire le proprie origini. Esatto. E quindi io so che c'è questo desiderio di conoscere le proprie radici e so anche che le nuove generazioni hanno dimenticato la lingua, già la seconda generazione l'ha dimenticata in molti casi, pur essendo questi paesi pieni di cittadini con nome italiano. Ecco, per cui da questo punto di vista la traduzione in inglese ha il suo, si spiega da sé. Però tu hai accennato anche all'utilità che può avere un libro bilingue in contesto educativo, didattico. Sicuramente, certo. Cioè la storia d'Italia vista, sì, anche in qualche maniera con gli occhi di un'altra lingua. Sì. E poi la storia, l'epilogo è quello dell'emigrazione, l'emigrazione negli Stati Uniti d'America, quindi anche questo motivo. E poi l'idea è stata dell'editore, quella di fare la traduzione in inglese,
Però poi ho approfondito questa questione e vorrei dire soltanto questo: se si compra un qualsiasi elettrodomestico, una medicina, una crema per il viso, un giocattolo, cioè, ci sono le spiegazioni in fogliolini, anche piccolissimi, in tante lingue. Sì, in tante certo. Lingue. Quei prodotti possono essere venduti in tutto il mondo, anche perché hanno questo apparato, no? La spiegazione per dell'uso. Soltanto i libri, prima di essere tradotti in altre lingue e quindi venduti e compresi in altri paesi, devono fare una trafila, non certo. Tutti i libri riescono a fare. Per cui io credo che anche i libri dovrebbero in partenza essere tradotti e messi in commercio, diciamo, in tante lingue. Che sei una pioniera. Perché oggi sì. C'è questa, infatti il libro è diventato anche un ebook, no? Sì. Oggi c'è questa possibilità. Ecco, il tuo libro lo troviamo anche in versione ebook. Su Amazon. Sì. Bene, su Amazon. Perfetto. Cioè, spedire un oggetto ha bisogno, appunto, l'oggetto ha bisogno di... certo, di un apparato di trasporto, certo. Invece l'ebook è molto facile. Però adesso, con l'ebook, anche le traduzioni dovrebbero diventare più funzionali, diciamo così. Ma vi voglio far vedere la prossima lingua con cui sarà scritto il libro di Chiara, che è questa. Come vedete, noi qui facciamo dei corsi di cinese, per cui sarà la prossima lingua che prenderà il posto, perlomeno insieme all'inglese, probabilmente. Bene, allora facciamo la conclusione di questa intervista per questo libro molto interessante. Molto interessante storicamente, ma molto interessante come è stato scritto, perché la storia è realistica, verosimile e nello stesso tempo affascinante. La donna che appare nel libro è una donna forte, una donna affascinante, una donna che sa essere anche umile, ma umile con dignità in qualche maniera. E la cosa interessante è che lei ha dovuto raccogliere la sua dignità in una situazione, diciamo così, ottocentesca. Sono stati fatti, secondo te, dei passi avanti per la condizione della donna? Ci sono dei passi avanti, ci sono dei passi indietro, ci sono delle prospettive a livello generale, questo, a prescindere dal libro? Certamente sono stati fatti tanti passi avanti. La legislazione dei paesi occidentali va bene, adesso va bene, prima non andava bene. Il codice civile, il codice penale erano contro la donna, nel caso dell'adulterio, in qualsiasi dell'abbandono di minori, eccetera, eccetera. Ecco, non è stato fatto lo stesso cammino in tutti i paesi del mondo. Certo. Mantenendo questo sguardo generale. Generale. Sì, universale. Nei paesi occidentali, di sicuro. Ora, è vero che ci sono tante situazioni in cui ci sono tanti campi in cui le donne non hanno fatto gli stessi passi la legislazione avrebbe loro consentito di fare, perché le resistenze dei costumi sono maggiori. Certo. Ecco, sono qualcosa che impediscono la realizzazione anche della legislazione più avanzata. Ecco. Però non c'è paragone. Continueremo su questa discussione intorno all'8 marzo all'Università Monash per questa presentazione pubblica che faremo come scheda, e il giorno preciso di questo evento lo segnaleremo agli amici con email e così via, ma lo potrete trovare anche, diciamo, in questo sito, che è il nostro sito e che è www.scheda.info, che è il nostro sito, e che daremo la notizia in tempo. Un saluto.